Infermieri dicevano taglio del personale, parlano di taglio del personale come se fosse una cosa accertata, porterà a esternalizzare i servizi. Ma allora, intanto qui c'è l'obiettivo di questo taglio, ma non è che noi licenziamo la gente, no? Poi c'è un'altra questione di fondo, no? Io lo dico con grande rispetto e non dico che la soluzione giusta sia quella, però vogliamo interrogarci su alcuni numeri che ci dicono che i due sistemi sanitari regionali che sono in testa alle classifiche della qualità hanno un rapporto di accreditamento con la, che è un servizio pubblico che viene affidato a parte privata per alcune cose, Sì, sì, sì. In Lombardia al 30%, al Veneto è al 15% e qui è al 3,8%. Allora io non dico che sia giusto il 30, il 15 e sia sbagliato il 3,8%, ma questo è un altro tema. Cioè, allora vogliamo entrare dentro e calcolare il costo industriale della prestazione? Alla fine se andiamo a guardare i dati, Lombardia e Veneto hanno un accreditamento delle prestazioni sanitarie ospedaliere e specialistiche tra il 15 e il 30%, il Friuli Venezia Giulia sarà al 3,8%. Cioè i privati, il Zaia dice il 12, in Veneto. 15%. Veneto. 15. Lombardia 30 e ricordo, Veneto e Lombardia sono i migliori servizi sanitari regionali di questo paese. Quindi io continuo a dire che nelle prestazioni di base, secondo me, il 3,8% rispetto al 15 del Veneto e al 30 della Lombardia in convenzionamento col privato è una quota troppo bassa. Ribatte Giuseppe Napoli, presidente regionale di Federsanità ANCI, condividendo la difficoltà di riformare la sanità regionale. Beh, noi siamo evidentemente perché si valorizza il pubblico laddove funziona e laddove può funzionare meglio, ma è evidente che il cittadino che ha bisogno di determinate risposte deve poter andare a prendere queste risposte laddove, come dire, il servizio viene offerto, anche se questo lo fa il privato. Invito l'assessore a guardare bene cosa sta succedendo in Lombardia, perché in Lombardia quel modello di partecipazione spinta del privato sta facendo dei passi indietro, perché ci si è resi conto dopo una decina d'anni che questa quota così spinta di assegnazione di risorse al privato accreditato, convenzionato, sì, ha comportato determinate fattori negativi, tipo, per cui si sta tornando indietro. Ma quali sono questi fattori negativi? Il fatto che si è esplosa la spesa per determinate prestazioni che non erano appropriate. Il nostro sistema sanitario pubblico è uno dei migliori al mondo. Il pubblico però non ce la fa e si appoggia agli imprenditori della sanità privata convenzionati. Ora c'è però una ragione per pagare le prestazioni tre volte tanto. Confrontiamo gli esami più diffusi e vediamo quanto rimborsa la regione e quanto si fa pagare il privato non convenzionato. Allora cominciamo con la risonanza magnetica muscolo-scheletrica, vale a dire mano, ginocchio, spalla, piede. Quanto fa pagare il centro non convenzionato Sant'Agostino di Milano, Casa Salute di Genova, Mediclinic di Padova? Tutte le risonanze che noi facciamo qui da noi costano all'utente 90 euro. La regione Lombardia rimborsa a chi è convenzionato 169 euro. 45 euro. La Liguria 133. A costo di 59 euro. La regione Veneto 188. Proseguiamo e vediamo quanto si fanno pagare guadagnandoci per un eco all'addome completo al Sant'Agostino di Milano, Casa Salute di Genova, Mediclinic di Padova. Da noi tutte le ecografie costano 60 euro. La regione Lombardia rimborsa 71,79. L'esame dell'addome completo qui costa 90 euro. La regione Veneto rimborsa 111,65. E anche in questo caso il costo dell'esame è 45 euro. La regione Liguria rimborsa 60,43. Adesso negli stessi centri vediamo la TAC al torace senza contrasto. Il costo dell'esame sono 45 euro. Rimborso della regione Liguria 77,67 euro. 99 euro. Rimborso regione Veneto 122,80 euro. Quelli che abbiamo visto sono dei centri qualificati, non delle onlus, e ci guadagnano. Allora, a conti fatti vuol dire che il totale del risparmio possibile in un anno, solo su tre esami e solo in tre regioni,
può arrivare a oltre 37 milioni di euro. Ora, se calcoliamo che gli esami ambulatoriali sono 2.000 e che il totale della spesa rimborsata ai privati convenzionati è di 4,6 miliardi di euro l'anno, quanto sarebbe possibile risparmiare? Forse 2 miliardi? Ce ne sarebbe per assumere più medici nel pubblico, pagarli magari anche meglio, far lavorare di più le macchine e diminuire le liste d'attesa, più risorse per i disabili e anche magari per abbassare il ticket per le fasce di reddito più basse. Allora la domanda è: chi ha stabilito che attraverso la convenzione gli imprenditori della sanità privata devono essere rimborsati tanto quanto un ospedale pubblico quando non forniscono gli stessi servizi, a partire dal pronto soccorso, e quindi non hanno gli stessi costi? Attendiamo risposte.